Weasebot. Dice. Segno di spunta in grassetto live online under the game retro, the uptime begin. Eccoci qui, iniziamo con la prima versione. Trattasi della versione Amiga. Ok. Allora, di che cosa parliamo? Ricky Dangerous è un gioco che ci vede vestire i panni di un esploratore. È un gioco a schermate fisse. Sostanzialmente, insomma, no, la bomba no. Ah, mi sono eliminato da solo. Comunque, questo esploratore deve farsi strada attraverso diversi livelli popolati da nemici di vario tipo. È un gioco parecchio difficile perché comunque implica la conoscenza totale, insomma, di tutti gli schemi.
nostra disposizione abbiamo. No, ecco, vedete queste lance che ci vengono. Praticamente sono trappole Maya. Insomma, è una specie di esploratore alla Indiana Jones, possiamo dire. Vedete, qua c'erano due spine. Il problema del gioco è che non possiamo, se non conosciamo il gioco, chiaramente andiamo a sbattere contro le spine e moriamo. Sostanzialmente bisogna conoscere tutti i livelli uno a uno. Ecco, vedete, qua c'erano le spine. Ecco, qua c'era una trappola e si ricomincia da capo. Quindi, insomma, non è proprio un gioco che mi fa impazzire, devo dire. Però è il mio primo Let's Compare, dato che va molto di moda il Let's Compare, ho voluto provare a farlo anch'io. Comunque, la versione Amiga è bene o male quella più famosa. Poi andremo a vedere anche le altre. È un gioco veramente dove bisogna conoscere tutto. Ecco qua. Ecco, vedete. E si ricomincia da capo. Insomma, è abbastanza scocciante questa cosa. Insomma, ma passiamo alla prossima versione. Passiamo alla prossima versione, quindi chiudiamo il gioco e passiamo alla prossima versione. Che è quella, diciamo che sapete com'è? Praticamente il gioco poteva essere fatto meglio, poteva essere a scorrimento, però c'è questa cosa qui bisognava fare un gioco che funzionasse su parecchi sistemi, e tra cui quei sistemi che non supportavano lo scrolling. Era quindi necessario fare un gioco a schermate fisse, perché soltanto alcuni sistemi potevano far funzionare lo scrolling. Andiamo quindi a vedere la versione Atari ST. Non so perché si sente questa musica, questo brrr di sottofondo. Come potete vedere, il gioco è molto simile. Non so cos'è questo suono di sottofondo, sinceramente. Mi dà fastidio, devo dire. Non capisco che cosa sia questo suono di sottofondo che c'è. Pizza, ormai una volta che funzionasse bene qualcosa.
Non so perché fa così. Comunque il gioco è molto simile alla versione Amiga, come potete vedere. Questo suono di sottofondo non lo sopporto. Proviamo a riavviare il gioco. Sembra che stavolta il problema non ci sia. Oh, un caricamento sbagliato. Comunque potete vedere, è molto simile alla versione Amiga, perché sostanzialmente qual è la questione? Che essendo un gioco a schermate fisse, non c'è bisogno di uno scrolling, non c'è bisogno di capacità grafiche particolari, insomma, può essere fatto. In realtà è un gioco che è stato fatto con l'idea di essere convertito su più sistemi, tanto è vero che vedrete poi è possibile anche farlo funzionare su Spectrum con limiti grafici dello Spectrum. Come potete vedere, la versione Atari ST è molto simile alla versione Amiga. No! Uffa! Niente. Ah, mi segue pure il maledetto, eh? Niente, non c'è modo di evitarlo. Come potete vedere, lì c'è la bocca che spara le frecce velenose, no? Qua non si può fare nulla perché ci seguono proprio. Lanciare una bomba? No, non si può perché non scende giù. Niente, rinunciamo. Però potremmo, per esempio, tornare indietro. Ecco, adesso possiamo prendere addirittura dei proiettili per eliminare i nemici. Possiamo anche sparare. Scusate, ma che cosa ho fatto? Possiamo anche sparare con la pistola. Ah, qua vedo che si può addirittura usare. Si può colpire il nemico con una semplice. Vediamo un po' se riesco a colpirlo. Niente. Ma che serve quella cosa che fa così? Niente. Ah, così premendo in su si spara. Premendo in su si spara. Vediamo se riesco a raccogliere l'idolo. Niente, questo non se ne vuole andare di qui. Niente, niente, non possiamo prendere l'idolo. Però questa cosa qui non so a che serve, sinceramente. Pensavo servisse per colpire i nemici, però. Ecco. Ed è finita, è finita. Diciamo che la versione Atari ST è molto simile alla versione Amiga. Non che ci volesse molto perché è a schermate fisse. Quindi il nostro esploratore emulo di Indiana Jones può essere portato facilmente su parecchie piattaforme.
Ok, adesso andiamo a provare un'altra versione. Come vi dicevo, abbiamo oltre alla versione Amiga, Atari ST, la versione Amstrad, la versione DOS, la versione Game Boy Advance, la versione MSX2, la versione Intellivision, la versione Spectrum, la versione Flash e la versione Commodore 64. Ora direi possiamo provare magari con la versione Commodore 64. Qua bisogna aspettare un pochino perché io ho preso questo emulatore Denise che mi piace molto e sostanzialmente diciamo che ci mette un po', non ho ancora capito come velocizzare rispetto ad altri emulatori, però devo dire che questo emulatore è fantastico, semplicemente fantastico, quindi vale la pena aspettare. Se si potesse velocizzare, guardate, sarei ben felice, però non so come. Vediamo, Denise, speed up loading. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo, dai. Ok. Ma facciamo trainer. Vite infinite? No. Dinamite infinita. Vuoi essere invincibile? Sì. Iniziamo. No, non c'è bisogno di skippare i livelli. Questa è la versione Commodore 64. Proviamocela. Ecco, come in tutte le versioni, c'è il sasso che ci insegue un po' in stile Indiana Jones, no? Direi che questa è una bella versione. Non la... Poi per fortuna c'è l'invincibilità, quindi possiamo anche andare avanti abbastanza. Teoria potremmo pure finirlo, ecco. Ecco, come dicevo, no? Hanno cercato di fare un gioco dove praticamente qualsiasi sistema poteva dire la sua, perché praticamente senza uno scrolling, no? Qualsiasi sistema, no? Può farlo girare, perché
molti sistemi non avevano uno scrolling, quindi come si fa a lanciare dei minite? Ah sì, possiamo anche passare attraverso, che ci importa. È in teoria praticamente con l'invincibilità. Che poi no, il bello no, di queste versioni qua, no? Cioè il bello. Diciamo che, ecco, adesso questo qua non posso prenderlo. Mi sono, anche con l'invincibilità, sono fregato perché non posso prendere quell'idolo. Però non è, non so se è necessario prendere tutti gli idoli. Che ne sapete? Che, voi ne sapete qualcosa? Sempre più difficile, poi non so, questo mattone addirittura ci viene, ecco, si sposta qui. In teoria che facciamo? Passiamo sotto? Beh, come si fa? Ah, ecco, proprio siamo incastrati e dobbiamo morire, non, neanche l'invincibilità ci può essere d'aiuto. Niente. Siamo fregati proprio. Siamo incastrati. È un gioco subdolo proprio. Vabbè, abbiamo visto anche la versione Commodore 64. Allora, ottimo emulatore questo Denis, devo dire. Ottimo, 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 ottimo emulatore. Andiamo a vedere un'altra versione. Usepot dice: sagoma di busto newfollow s, cuore rosso, la parte crispy della lasagna, cuore rosso, welcome. 219 falgars più 1. Bad cat Oh, dice: ciao, la parte la crispy della parte crispy della lasagna. Io lasagna is falgard. vado pazzo per Cucina le felice. lasagne, quindi ti ringrazio per l'iscrizione. Passiamo a una versione difficile, versione La MSX2. parte crispy della lasagna. Buonasera a Dice: te. buonasera a tutti. Allora andiamo a vedere un po' la versione MSX2 o quale altra versione possiamo provare. Magari possiamo vedere la versione DOS che ha dei colori strani, tanto per variare un po'. Vediamo un po' la versione DOS. Ed ecco qui, questa è la versione DOS praticamente. Premi spazio per iniziare. Ok, e qua vediamo dei colori leggermente differenti. Praticamente, come possiamo vedere, si può usare il joystick. Bene, 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 bene. Anche qui, vabbè, si inizia sempre nello stesso modo, c'è sempre questa roccia che ci segue, insomma, in stile Indiana Jones. Sono curiosi i colori di questa versione di Ricky Dangerous. Sostanzialmente non cambia nulla. I colori, vabbè, poi dipende dalla scheda video che abbiamo, no? Quindi presumo che magari ci sia
un'altra modalità con colori differenti. Non riesco. Come si fa a lanciare la bomba? Ah no, qua ho messo in pausa. Ho messo in pausa. Ah, ecco, ah, La ecco. parte crispy della lasagna. Dice. I colori del C64 sono più immersivi. Sì, non male quella versione Commodore 64. La peggiore, manca a dire, è la versione Spectrum, lo dico subito. Che poi metto la versione 128K, diciamo, per essere buono, perché nella versione 48K non c'è neanche la musica, credo. Ed ecco qui ho sbagliato di nuovo, praticamente. Qua non si riesce neanche a leggere che la versione DOS. Ok, vediamo un po' quale altra versione possiamo andare a vedere. Potremmo provare la versione Intellivision. La versione Commodore 64 l'abbiamo già provata. Proviamo un'esclusiva, perché sapete che la versione Intellivision è difficile da trovare. Il gioco non si chiama Ricky Dangerous, ma si chiama Ricky Dynamite. Marco Però è Pacelli sempre quello. dice Oh, sub numero 15. grazie Salutami. Marco. Dice Marco Puccettone is subscribed for 15 bot S. Wizebot. Dice Marco. stella media re sub stella media Marco Puccettone Grazie. più 1 stella media Marco Puccettone. Dice vedaccio Stiamo loro facendo una comparativa, Marco Marco. Puccettone. Come va? Dice Come sta tuo padre? eccoti nuovamente in live. La parte crispy della lasagna. Dice. Marco Tutto Lolo qua bene? io. Marco Io mi sono Puccettone. ripreso un po', Dice. però Come va? sono stato anche in Marco ospedale. Puccettone. Dice. Ho capito. Chiocciola la parte crispy della lasagna carissimo Mi sono Avo. fatto 5 giorni in Marco ospedale Puccettone. per l'insonnia, Dice. però vabbè. Babbo sta sempre male, ma è ancora vivo. Comunque, grazie veramente Marco, come non ho più parole, veramente. Io per la tua generosità non so che dire ormai. Grazie. Andiamo allora a vederci questa versione per Intellivision, che è un'esclusiva. Può essere assurdo, ma è un'esclusiva del mio canale, perché. Ben cat. Dice. Oh, La parte grazie! crispy della lasagna is subscribed for 0 month. S. La Grazie! parte crispy della lasagna. Grazie la Dice. parte crispy della lasagna, Grande ti chiocciola Marco ringrazio. Puccettone un signore. Wisebot. Dice. Stella media new sub stella media la parte crispy della lasagna. Più 2. Stella media. Regalo offered by Marco Puccettone. Marco Puccettone. Marco, Dice. grazie, Numero dkto veramente. kb 4 dkto k. Grazie, Marco, La non so parte che crispy della dire. lasagna. Dice. Devi ringraziare Marco chiocciola b4 di trattino basso cat. La parte crispy della lasagna. Dice. LOL. Marco Puccettone. Dice. È un piacere, lasagna è pure nuovo da queste parti. Sì, è La vero, si è parte scritto crispy della adesso. lasagna. Dice. Grazie chiocciola Marco Puccettone gentilissimo, ho apprezzato. Fabrizio di Fonzo Tiggo. Buonasera Dice. Fabrizio, tutto bene? Buonasera. Marco Puccettone. Allora andiamo a Dice. vederci Più un'esclusiva del mio 1 canale, stella media. perché Ricky Fabrizio di Dangerous Fonzo in Tiggo. television non lo Dice. troverete da Ciao nessun'altra ciao. parte. Marco Quindi Puccettone. andiamo a vederci Dice. questo Ricky Dangerous versione Chiocciola in Fabrizio di television. Fonzo Tiggo eccolo B4 dkto k. Grazie, grazie La Fabrizio per i parte crispy beat. della lasagna. Grazie. Dice. Chiocciola Marco Puccettone avanzi una HS Kiers LOL. Grazie a tutti. Fabrizio di Fonzo Tiggo.
Dice. Cheer 1, cheer 1. Bad cat. Dice. 2 bits. Everyone gives a my payload for chiocciola Fabrizio Di Fonzo Tigu total, 100. La parte crispy della lasagna. Dice. Ciao chiocciola Fabrizio Di Fonzo Tigu. Fabrizio Di Fonzo Tigu. Dice. Chiocciola Marco Puccetto ne crega CM. Andiamo a vederci Marco questa Puccetto versione. Dice. Chiocciola la parte crispy della lasagna in questo periodo vado e di acqua e tè freddo faccina felice. Ah no, aspetta, questa devo dedicarla a Marco Puccetto. Arrivo subito, arrivo subito. Arrivo, Marco Puccettone. Dice. Facci. La parte crispy della lasagna. Dice. B4 DKTOK bello, ho sbloccato Mario. Marco Puccettone. Dice. Abol. Ecco qua. Voilà. Voilà. Fabrizio Di Fonzo. Alla salute. Dice. Però mi devi scusare Marco, ma Coca-Cola, però mi devi scusare perché questa è la Coca-Cola Light. Dice. Una bella Coca-Cola fredda. Dedicato a te. Dedicato a te. Dice. Va benissimo. Ma anche il tè freddo è buono. Però abbiamo quella senza zucchero, non è un granché quella senza zucchero, però preferisco evitare gli zucchi ultimamente, me l'ha consigliato il dottore. La parte crispy della lasagna. Dice. B4 DKTOK. Allora, vediamoci un po' questo Ricky Dynamite, che praticamente è la versione Fabrizio Di Fonzo Tigu. Dice. Sì, mi devo accontentare. La parte crispy della lasagna. La cola della galvanina? Chiocciola B4. Io conosco quella della colada che è buona. La cola della galvanina. Ecco, vedete, inizia sempre allo stesso modo. Dice. Date fa caldo o piove? No, fa caldo. Adesso fa caldo. Oggi abbiamo fatto anche un picnic con gli amici. Io mi sono mangiato anche un Fabrizio Di Fonzo Tigu. Oh, grazie ancora, dice. Fabrizio. Grazie ancora per il beat. Bad cat. E immagino se si muore dal caldo qui in montagna, in Piemonte, figurati a Roma. Oggi abbiamo fatto un picnic, ci siamo mangiati un pollo in salata e io poi mi sono mangiato invece quella cosa della Rio Mare, no? Il tonno alla messicana. Non mio padre capa. Sì, Marco siamo andati Puccetto al fiume, siamo andati. Dice. E mi sono pappato pure il tonno alla messicana della Rio Mare. Marco Puccetto ne not like this. Insomma, niente male. Dice. Più una Coca-Cola. Anzi, non mi ricordo neppure, forse erano due, me ne sono bevuto. Però Coca-Cola Light purtroppo non è un granché, anche perché, sai, io ho sentito che il sostitutivo dello zucchero, no, che sarebbe l'aspartame, in realtà non fa molto bene. Dice, mangio anche io quella messicana. Buona, quella della Rio Mare, vero? È buona, mamma mia. Infatti poi sparisce solo quella. Se vai a vedere nello scompartimento, le altre le lasciano, quella mediterranea la lasciano e mangiano solo quella messicana. Fabrizio Di Fonzo Tigu. Dice. Ecco, vedete, questa è la versione in television, si chiama Rick Dynamite. Dice. Producono anche altre bibite tipo aranciata, tè al limone e sono bio. Consigliate dal mio medico, provale. Ti ringrazio. Fabrizio Di Fonzo Tigu. Dice. Chiocciola Marco Puccetto ne fa Bryce 40 in vetta. Possiamo già sparare senza prendere pallottole, sono già a disposizione. Beh, devo dire che non è male questa versione. Tra l'altro ha anche uno scrolling, se non sbaglio, no? Rispetto alle altre.
Non trovate? Diciamo che si difende bene in television. Oh, stiamo parlando dell'Intellivision, un sistema del 1979. La parte crispy della lasagna. Dice: sono la Ma versione più veramente, ma. salutare delle classiche bibite che tutti conosciamo. Non lo Fabrizio Di sapevo, ti Zotti. ringrazio, devo dargli un'occhiata Dice: allora. Qua un capolavoro. mi sembra che sia più giocabile. Ecco, l'idolo non riesco a prenderlo, però forse sì. Devo un po' distrarre le guardie, vediamo un po' se riescono, non ci riesco nemmeno qui. No, ho distrutto il coso con le munizioni. Perché se si può distruggere pure. E questo che è? Ah, era un pipistrello. Veramente non me ne ero accorto. Fabrizio Di Fonzo Tingo dice: Cregasiemme. No! No, è veramente difficile, bisogna conoscere la memoria questo gioco. A me poi non mi è mai piaciuto, però volevo fare una comparativa, però non è l'unica comparativa che farò. Vabbè, come faccio a passare qui? Non è sicuramente l'unica comparativa che farò, devo farne anche una su Popeye e altri giochi, ma voglio fare questa cosa qua delle versioni comparative. Ma non si può passare. Come faccio? Che devo fare? Devo far prima muovere il pipistrello e poi passare? Che faccio? Lo faccio. Ah, ecco, lo faccio scappare. Ma non c'era nelle altre versioni questo pipistrello. Da notare che qua purtroppo i personaggi hanno un unico colore, no? Perché su Intellivision il personaggio principale poteva essere multicolore. Gli altri personaggi, un po' come su MSX, invece erano. Ecco, è tornato. Porca miseria, no, ma è troppo difficile. Vi ricordate quando ho messo Super Mario Bros? Anche quella è una conversione incredibile, eh? Calusa. La musica è sempre la stessa. Fabrizio Di Fonzo Tingo dice: ben fatto. Sì, non è male, è una mia piccola esclusiva, devo dire, perché questo gioco non è molto conosciuto. Questa versione qua su YouTube non si vede tanto facilmente. Ok, possiamo pure toglierlo, passare alla prossima versione. Vi faccio vedere. Allora, cosa manca? Manca la versione MSX2, la versione Spectrum, la versione Flash, la versione Amstrad, la versione Game Boy Fabrizio Di Fonzo Advance. Tingo dice: Sì, amico, l'ho fatto io. la parte crispy della lasagna. Dice: B4 Dcat in coronetta c'è anche Lino LOL fantastico. Bad Cat. Dice: Ecco, così va meglio. B4 Dcat Avevo in messo coronetta. questa cosa qua, quindi l'immagine di Rio Baffi appariva sotto, purtroppo. Allora, passiamo alla prossima versione, che sarà particolarmente ostica. Marco Puccettone dice: B4 Dcat in coronetta. Perché, devo dire, la versione MSX2, per funzionare, no? È una La parte cosa. crispy della lasagna. Una cosa Dice: assurda. Madonna benedetta Deli coroneta. Madonna benedetta dell'ingoroneta. Fabrizio Di Fonzo Tingo Allora, bisogna. Ecco, dice: dimenticavo. Bisogna B4 premere. Dcat in coroneta, B4 Dcat in coroneta.
Allora, bisogna ecco fatto. Per giocare la versione MSX2 bisogna praticamente La parte crispy mettere della lasagna. Dice. premere CTRL. LULLULL. Fabrizio Di Fonso TV. Grazie, Dice. grazie, grazie C1 Fabrizio. C1. Bad cat. Grazie. Dice. Due bits. Everyone gives a my pelov for chiocciola Fabrizio Di Fonso TV total 104. Marco Puccettone. Dice. B4 cat GG. Fabrizio Di Fonso TV. Dice. La parte crispy della lasagna. Dice. B4 cat YH. Fabrizio Di Fonso TV. Dice. Fabrice 40 Riu. Grazie, grazie. Ci provo a fare il cuore, grazie. Grazie. Comunque la versione questa veramente Fabrizio difficile Di da far Fonso TV. funzionare. Dice. Ti si vuole bene bene. Grazie Fabrizio, troppo, troppo. Mi emoziono veramente. È difficile da far funzionare questa versione perché Andrea Pipo bisogna. TV. Oh, Dice. Andrea Pipo! Andrea 452 Pipo e lo. Fabrizio Di Fonso Grazie! TV. Dice. Pansexual Pride. Fabrizio Di Fonso TV. Dice. Grazie per Chiocciola essere Andrea passato, Pipo dot Andrea. Craig ASM. Marco Puccettone. Dice. Chiocciola Andrea Pipo TV B4 Catarremer. La parte crispy della E anche lasagna. questa versione Dice. MSX2, Chiocciola è Andrea Pipo abbastanza TV rara. SE. Andrea Pipo TV. Dice. Chiocciola Marco Non è il Puccettone massimo, però, Andrea bisogna dire. 452 Predator. Andrea Pipo TV. Dice. Chiocciola Ok, Fabrizio Di vediamo Fonso TV se KPIPH. inizia. Fabrizio Di Fonso TV. Dice. Ah, ecco Fabrice qua. 40 di KK Fabrice 40 di KK Fabrice 40 di KK. Fammela bere prima che si riscaldi. Qua prima che inizia. Ah, ecco, devo premere CTRL anche qui. Ci mette un po' a caricare la versione MSX2, eh? Ma è una versione abbastanza rara anche questa, proprio difficile da far funzionare. L'ova di La parte crispy della lasagna. E Dice. poi B4 devo Kato scegliere Kappa. anche joystick. Mamma mia, pure joystick devo scegliere. Ecco qua. Diciamo che è una versione che non mi fa impazzire. Versione curiosa, guarda, rimane qua, non c'è nemmeno la cosa, la pallina che c'è. Niente però. Cioè, sembra una versione amatoriale la versione MSX2. Non c'è nemmeno la roccia che scende. La parte crispy della lasagna. Questo gioco si Dice. chiama Ricky Come Dangerous. si chiama questo È gioco? uscito inizialmente per Amiga. È un famoso gioco Amiga. Convertito poi anche su altre piattaforme. Guardate, non si può tornare indietro. Qua c'è un pipistrello. È completamente diverso. È praticamente è una sorta di Indiana Jones. Cioè, qua i livelli sono fatti diversamente, ma secondo me questo gioco deve essere amatoriale, non può essere veramente fatto dagli autori originali. È troppo differente. La parte crispy della lasagna. Dice. No. Mi ricorda Sì. vagamente Speleunchi. Sì. Una sola vita. Incredibile. Una sola vita mi ha dato, ma come? Mi sembra veramente questa versione amatoriale, devo dire. Guardate, rimane addirittura bloccato sui La muri. parte No, crispy della lasagna. ma forse è Dice. il contrario, perché Antenato di Spelunker è arrivato Speleunchi. dopo. Fabrizio Di Fonso TV. Sì, quella Dice. amica non è male, ma anche quella Quella Game amica è Boy bella. Advance, vedrai, non è niente male.
E niente, no, no, cioè neanche le collisioni funzionano. C'è il pipistrello che non mi Pazzesco, ha Zuffi. colpito. C'è il Dice. pipistrello che non è neanche riuscito a Pazzesco. colpirmi. Oh, non so. Ma comunque è stato interessante vederla perché io non sapevo nemmeno che esistesse, quindi va bene così. Passiamo alla prossima. Possiamo chiudere, vediamo un po' cosa ci dice. Qua il nostro testo. Abbiamo ancora da provare la versione Spectrum, la versione Flash, la versione Game Boy e la Beta versione Beta. Amstrad. Dice. Ciao bede tutti in chat. Oh, ciao Samuele. Back to the beat. Dice. Buongiorno Stiamo Fabrizio di Fergio un po' dalle due Capone, qui parti. sei Guis. Back to the beat, La parte perché crispy della sto lasagna. provando Ricky Dangerous in Dice. varie versioni, tra cui Chiocciola back to the una beat c'era. versione Fabrizio di Fonzo TV. che non ha quasi Dice, nessuno, la versione per chiocciola Intellivision che ho back to the provato beat prima. KSM. Marco Andiamo a Pizzettone. provare la versione, ho provato la già Dice, versione Commodore vabbè 64, andiamo magari a provare una 40 kHz. versione Back to che the è un beat. po' dalle due Dice, parti, cioè la versione chiocciola la Spectrum. parte crispy della lasagna, ciao. Andiamo a provarci la Back to the versione beat. Spectrum, allora, Dice, dai. chiocciola Fabrizio di Fonzo TV. Fabrizio di Fonzo TV. Dice. Fabrice 40 invaders. Abbiamo quindi la Fabrizio di Fonzo TV. versione Dice. che Fabrice 40 di KK. la versione odiata da Fabrizio Di Fonso. È apprezzata magari da Back to the Beat, chi lo sa. Back to the beat. Dice. Vai di Rick. Andiamo con Ricky Dangerous, questa è la versione Fabrizio Spectrum di Fonzo TV. 128. Dice. Ecco lo sapevo. Lo so, lo Spectrum purtroppo c'è. Jenga Purtroppo disponibile basso c'è. Grey Words. Dice. Buon salve. Oh, Zelgadis La Grey parte crispy Wars, della ciao! lasagna. Dice. Chiocciola Jenga disponibile basso Grey Words era. Back to the beat. Ecco qua. Dice. Io apprezzo tutto. Tranne per le donne che sono un po' selettivo. No, a me basta che respirino. No, vabbè. Cioè, scherzo, no. Però c'è una cosa strana. Qua praticamente non si può selezionare Gelga di Capstone. strattino basso Grey Words. Dice. Chiocciola da parte Cioè, Back to crispy the della Beat non lasagna, si può buonasera. utilizzare questa Marco cosa. Questa l'ho creata Pizzettone. io. Dice. Questa Qua immagine l'ho toccato fatta Ricky. io. Questa con Goku, praticamente La la parte crispy scimmietta. della lasagna. L'ho creata proprio io. L'ho Dice. disegnata io. B4 cut in coronetta. Quindi, qua Back to scegliamo. the beat. Sì, la Dice. scimmietta Goku, La scimmia. praticamente Fabrizio di Fonzo precursore TV. di Dragon Ball. Dice. Qua possiamo B4 scegliere cut in solo il coronetta. cursore o Sinclair, Andrea perché se Pipponetto. scegli Capstone Dice. non funziona. Andrea Quindi te lo dico, Back to the 452 Beat, se Vena. vorrai giocarci in seguito, ricordati che su Back to the Capstone non beat. funziona. Dice. Per fortuna non è un gorilla. Perché sono perseguitato. E il gorilla è la tua persecuzione. Ah, dimenticavo che devo mettere il gioco in primo piano, altrimenti mi fa perdere il focus. No, questa versione è già Fabrizio di troppo Fonzo TV. difficile. Dice. Faccina che urla di terrore, faccina che urla di terrore, E faccina questa è che la urla di versione terrore. Spectrum con i suoi soliti colori. Questa è la versione Spectrum che volete che vi dica. I colori sono questi. Già che c'è la musica. Perché è la versione Fabrizio di Fonzo 128. TV. Dice. Mo clicchettis. Niente, è quello, Fabrizio, mi dispiace. È così, i colori sono quelli. Io sarei tentato di toglierla subito. Proprio dei Back to colori. the beat. Dice. Sì, la Se la giocabilità, sì. giocabilità è buona, il gioco è bello. Sì, però i colori sono un pugno e un occhio.
Però io vorrei poter La giocare, parte crispy della lasagna. cioè, poter Dice. giocare senza Chioccio mettere l'avvento dei l'emulatore in pitagori primo come piano. Come idraulico cavolo? e ti chiami Mario. LOL. Fabrizio di Fonzo Tigu. Dice. Mamma una mazzata per gli occhi. Veramente. Vabbè. Ah, ecco, pausa. Ok, possiamo giocare. Nel gioco non va più in pausa se... No, va in pausa lo stesso. Quando è minimizzato... Niente. Ah no. Niente, se lo minimizzi... non si capisco niente. Bisogna mettere l'emulatore in primo piano, altrimenti non funziona. Vabbè. Com'è la bomba che si mette? Ah, posso anche sparare. Posso già sparare. Ah. Back to the beat. Dice. Chiocciola back to the beat. Ah, no. Ho avuto un brutto ricordo in live con il gioco di Flash Gordon per Spectrum. Sai, quello non me lo ricordo. Ma si può anche colpire i nemici con il bastone, ma non gli fa niente. Cioè, in teoria puoi colpirli anche con un bastone, però non gli fa niente. Guarda, quante volte lo devo colpire? Te? Lo fermo col bastone. Però niente, no, riesco solo a fermarlo. Flash Gordon non me lo ricordo, Back to veramente. the beat. Dice. Allora devo Sì. andare Ci è pure la clip. Fabrizio di Fonzo Tigu. Dice. Capisco l'epoca ma i colori proprio no. Ok, abbiamo visto la versione Back to the Spectrum beat. allora. Dice. Allora vado a Su vederla. YouTube e le ho messa. Allora poi vado a vederla. Ok, abbiamo visto la versione Spectrum. Andiamo a vedere un po' la nostra, diciamo, scaletta. Cosa ci rimane? Abbiamo da provare la versione Flash, la versione Game Boy Advance e la versione Amstrad. Quindi mancano tre versioni. Direi di provare la versione Flash. Proviamocela. E niente, Fabrizio questo... di Fonzo Tigu. Sì, Dice. non male. Già le musiche so, ok. Però questa si gioca con la tastiera, ovviamente, essendo una versione in flash. Porca miseria. La parte crispy No! della lasagna. Dice. Chiocciola back to the beat B4 dkk. Sì, non male, eh? Diciamo che è molto simile alla versione Amiga questa. Aiuto. No! No, che ho premuto. Prima, ero riuscito a mettere la bomba, prima adesso non ci riesco più. La parte Vedete che crispy lui... della lasagna. Sì, i Dice. colori sono molto simili Molto alla belli i versione colori. Amiga, questi. Vedi che posso... Ah! Vabbè.
Niente, non riesco più a sparare le bombe. Prima c'ero riuscito a lanciare le bombe. No. Chissà che cosa ho premuto prima. Insomma, è molto simile alla versione Amiga, ecco. Salute. Acceleriamo un po', perché tanto comunque più o meno il gioco lo conosciamo, quindi ci basta vedere quelle poche schermate, alla fine le differenze che ci sono non sono elevatissime, a parte la versione MSX2 e la versione Spectrum, direi che più o meno si somigliano tutte. No, beh, quella in television poi. Quindi possiamo andare avanti, acceleriamo. Acceleriamo un po' e andiamo a vedere un po' cosa ci manca. Vediamo un po' la versione Amstrad. L'Amstrad è sempre stato un po' bistrattato. È sempre stato un po' bistrattato, sono in pochi che hanno portato l'Amstrad. Vediamo un po' noi che cosa riusciamo a fare. Sicuramente è un grande computer. È un grande computer, sottovalutatissimo, sicuramente sottovalutatissimo. Insomma. Ho sbagliato, scusate. Vediamo un po' se si riesce a vedere, purtroppo, perché niente, l'Amstrad ha qualche problema, diciamo, di visualizzazione su OBS, no? Il programma di streaming. E effettivamente qua non si riesce, facendo cattura gioco, a visualizzare. Ora potrei scegliere un altro emulatore perché non ho voglia di. Ho un altro emulatore di Amstrad, CPC e C, che. Quindi andiamo a provare questo, tanto. Magari anche se non è come quello precedente, che era molto meglio come emulatore, penso che possa andare bene. Però ecco, questa è la versione Plus. Versione Plus perché, cioè, bisogna sapere che praticamente l'Amstrad CPC è uscito in varie versioni. E quindi esiste anche un Amstrad Plus con delle capacità aggiuntive, credo 4096 colori. Quindi andiamo un po' a barare, in realtà. Andiamo un po' a barare perché chiaramente non è l'Amstrad primogeno. È l'Amstrad, niente, non si riesce. Devo catturare per forza la finestra. E vabbè, pazienza, dai. No. Che vi devo dire? Così l'Amstrad non vuole farsi catturare. Qua possiamo giocare la versione normale o la versione Plus. Giochiamo la versione Plus. Infatti, mettiamo no a tutto perché ci piace giocare correttamente. Press fire to start. E niente, questa è una versione. Non si sente la musichetta iniziale. Beh, bisogna dire che graficamente non è niente male, però, come dicevo, la versione Plus. Perché l'Amstrad è uscito in tre versioni differenti,
Cioè, praticamente è uscito in versione normale, poi 128K e la versione Plus aveva addirittura gli sprite hardware. Tant'è vero che Double Dragon, per esempio, in versione Plus è superiore alla versione Commodore 64. Però ecco, bisogna dire che è uscito anche diversi anni dopo, quindi che dire, cioè, ecco, sono riuscito a rilasciare una bomba, non so come ho fatto. E secondo me è una versione interessante, differente da quella Amiga, no? Unica cosa, forse qui manca un po' il sonoro. Manca la musichetta iniziale, ma potevano mettercela, non so perché non l'hanno La parte messa. crispy della lasagna. Dice: devo andare. Buon proseguimento e alla prossima B4KTOK. Grazie ancora, chiocciola Marco Puccettone. Ciao, ci vediamo, la parte crispy della lasagna. Ciao. Ciao, grazie per la tua presenza. Alla prossima. Marco Puccettone. Dice: chiocciola la parte crispy della lasagna, a presto caro. Comunque, che dire, è un'ottima versione. È La un'ottima parte crispy versione. della lasagna. Dice: ciao chiocciola B4 di trattino basso cat B4 cat in coroneta B4 cat Ciao. OK. La parte crispy della lasagna. Buona Dice: continuazione. è Ciao. stato un piacere. Niente, è una bella Marco versione. Puccettone. Dice: Non te la com'è la consiglio, coca però io tipo? sai, insomma, sto prendendo senza cose senza zucchero. Però l'aspartame dicono che non è cancerogeno. Però altre persone dicono che lo è. Però io non ce la facevo più, volevo bermi una Coca-Cola. Ma vedrai che prima o poi tornerò in forma e me la potrò bere normalmente. Perché infatti, se poi vai a vedere negli scompartimenti, la Coca-Cola Light non se la beve nessuno perché ha un sapore un po' strano. Però vabbè, mi Marco accontento. Dicono Puccettone che dice: è sicuro. ma certo B4 KTOK. Comunque, ottima versione. Questa è la versione Amstrad. Precisiamo 128K Plus, perché esistono tre Amstrad. Primo 64K, il secondo 128K e la versione Plus che addirittura un DMA diretto dell'audio. E 4096 colori, sprite hardware, mentre addirittura la console GX 4000 ha lo scrolling hardware come il Commodore 64 e più a 4, comunque a 4096 colori. Tra l'altro hanno fatto vedere una demo di Sonic 2 per GX 4000 che è veramente notevole e tra poco dovrà uscire. GX 4000 è una console molto sottovalutata, però chiaramente è uscita nel Petto Baby 1900. dice: Sì, i colori bellissimi, del CPC sono bellissimi colori. Purtroppo bellissimi. è uscita come console nei primi anni 90. È chiaro, come console economica, la gente ha detto, vabbè, piuttosto che spendere soldi metà prezzo, sì, vabbè, sarà anche metà prezzo, però non. Preferisco spendere un po' di più per prendermi qualche altro sistema, il Super Nintendo, ecco. Però come era sicuramente fra tutti i sistemi anglosassoni era uno dei migliori. Ok, cosa ci manca? La versione le abbiamo provate quasi tutte, ci manca la versione Game Boy Advance, poi possiamo pure andarcene a dormire. Ok.
Proviamo questa versione Game Boy Advance di cui ignoravo l'esistenza. Ovviamente la proviamo. Proviamo. Ah, manco l'avevo provata. Ah, ecco. Eccolo qua. Ancora non l'avevo provata questa versione. Vabbè, la versione Game Boy Advance poteva essere una delle migliori. Ovviamente doveva essere una delle migliori perché Game Boy Advance è un sistema avanzato a 32 bit. E beh, in realtà non c'è tutta questa grandissima differenza, però vedete che lui può usare anche questa specie di bastone di ferro, però non riesce a fermare i nemici. Anche qui non c'è scrolling. No! Ah, ok, l'idolo l'ho preso. Quindi una volta che l'hai preso non devi prenderlo di nuovo, almeno quello. Non so se devi prenderli tutti. Aia! Mi dà fastidio che deve riniziare da qua. Questa è una cosa che proprio mi infastidisce, no? Questi checkpoint. No, che ne dite? Porca miseria. Ma guarda, è difficile. Ma come fa a piacere così tanto questo gioco? Ma veramente, no? Essere un mito. Tra gli appassionati Amiga, Rick Dangerous. Ah, capolavoro. Cioè, è di una difficoltà mostruosa. No, le spine, me l'ho dimenticato. Bisogna ricordarsi tutto, tutto. Non è, perché poi, no? È chiaro, non essendoci scrolling, non puoi vedere quello che c'è sotto. È quello che ti dà fastidio anche, no? Perché non si può sparare, no? No, di nuovo da qui, vi prego. Non ce la faccio più. Ah, dire, avrò l'insonnia, ma questo gioco mi sta conciliando il sonno, vi assicuro. No, oh. No, ma non vale. Ma non vale. Questo è un. Cioè, come si dice? Il tipico difetto non di programmazione. Cioè, quando è la. Non so come spiegarlo. Cioè, quando non. Non fai un gioco, non costruisci bene il gioco, no? Non dal punto di vista grafico, no? Ma non so come dirlo, però è chiaro che cadi giù e c'è il nemico,
È un errore, cioè, non dovrebbe essere così, cioè, perché sarebbe assurdo, troppo punitivo, no? Cioè, è un errore di... Boh, non mi viene in mente, però poi mi deve venire in mente di... No, non progettazione, no, un errore di... Vabbè, poi ve lo dico, eh. Quando mi ricordo la parola giusta, ve lo dico. Porca miseria. Oh. Niente, non mi viene in mente. Un errore di... Aiuto! Devo trovare la parola! Un errore di... Di giocabilità, non lo so, non so come dire, un errore di giocabilità, non so che dire. Fabrizio Di Funzo Ticco. Progettazione, ecco, progettazione. Progettazione. È un errore di progettazione, perché non è possibile, no? Tu cadi da sopra, non puoi vedere cosa c'è sotto, no? E quindi non possono metterti un nemico proprio lì sotto. Ma cioè, veramente è una cosa assurda, ma non... No, ma guarda. Niente, e quindi niente, io con questo ho finito il mio Let's Compare. Spero che sia stato decente. Spero veramente che sia stato interessante. Sono contento di aver portato all'azione Marco Vincenzoni. Intellivision Dice. Assolutamente che non tutti hanno B4K Fabrice visto. 40 di Sono contento per Capacanto. quella cosa lì. Per quanto riguarda i ringraziamenti, quelli io ormai non so più che dire. Veramente, Marco Buccettone, veramente non ho parole. Fabrizio Di Marco Fonso, Vincenzoni. neppure. Dice. Viva B4D. Grazie a Fabrizio voi. Di Funzo Tiggo. Grazie a voi per avermi Dice. sopportato Grazie e alla per questa prossima. comparativa, che comunque spero che sia Fabrizio stata Di Funzo simpatica. Tiggo. Dice. Grazie X la live. Marco Ci... Vincettone. Dice. A te bed. Ciao a tutti, allora. Buonanotte. Marco Puccettone. Dice. Ora vado a scolarmi una bottiglia d'acqua Facina Felice. Vai, vai, Grazie io Di mi Funzo sono Tiggo. comprato di Dice. nuovo Chiocciola l'acqua Marco Uliveto. Vincettone Fabrice 40 Me di la sono messa in KK. frigo. Fabrizio Di Funzo Tiggo. Dice. Fa Notte. caldo. Fa caldo pure Marco qui. Vincettone. Fa caldo pure qui. Ve lo Dice. posso assicurare. Però oggi mi Buonanotte sono fatto ragazzi, a un presto. picnic e Marco mi sono Puccettone. divertito un po'. Dice. E Chiocciola abbiamo giocato Fabrizio Di pure al Funzo Tiggo frisbee. Fabrice 40 di KK. Questa è bellissima. Perché oggi ho giocato al frisbee. Gli ho detto: guardate, non sono capace. Non so giocare neanche a Windjammer. Mi hanno guardato e ho detto Windjammer. E che è Windjammer? Perché il gioco col frisbee, no? Ci siamo messi a giocare a frisbee, veramente. E ho detto, guardate, non so perché non so giocare neanche a Windjammer. E tutti che mi guardavano mi dicevano, no, ma che cavolo è sto Windjammer? Ma giustamente. Perché chi lo conosce? Cioè, solo noi lo conosciamo. Ci vediamo allora, ciao, buonanotte. Ciao, grazie di tutto.